Presentato al porto turistico Marina di Pescara, Estatica 2022, una kermesse di grandi eventi in programma nella splendida location del porto turistico nell'estate pescarese. Un mix di suggestive serate all'insegna della musica, del divertimento, della cultura, del teatro e della enogastronomia locale. Le parole del presidente del Marina di Pescara Salce, della Camera di Commercio Strever e dell'assessore ai grandi eventi del comune di Pescara Cremonese. Quando io dico all'altezza del territorio che noi rappresentiamo, dico appunto che noi rappresentiamo un territorio che travalica i confini fisici. Pescara è la città vetrina dell'Abruzzo e non solo dell'Abruzzo. Abbiamo questa splendida location e noi consideriamo il fatto che abbiamo anche una responsabilità, la responsabilità di valorizzare il territorio e se lo facciamo tutti insieme con gli altri enti, appunto, probabilmente riusciamo ad ottenere un risultato superiore. Noi ci dobbiamo porre il problema di essere al servizio della cittadinanza e della collettività di questo territorio, ma anche essere al servizio dei turisti. Anche perché il mondo, diciamo, della cultura, dello spettacolo è quel mondo che ha pagato forse il prezzo più alto della pandemia. E noi come ente camerale e il nostro Marina di Pescara, che ringrazio il suo presidente Salce, che è un uomo molto in gamba e che dà l'anima per lo sviluppo del Marina e del territorio, riusciamo a fare una serie di manifestazioni quest'anno come da programma, che sicuramente sarà un arricchimento del mondo culturale locale. E il mondo culturale, di spettacolo, è quello che rende viva la città, arricchisce gli animi di chi ha il potere di goderselo e porterà sicuramente anche una quantità di turismo non indifferente. Soprattutto per i contenuti di questo cartellone che devo dire anno dopo anno cresce sempre di più. Quindi innanzitutto un ringraziamento perché con queste iniziative noi portiamo persone a Pescara, ma non solo, facciamo delle vere e proprie operazioni di marketing territoriale perché sono proprio grazie a queste iniziative che noi riusciamo a far conoscere la nostra città oltre i confini locali. Quindi va il mio sentito ringraziamento a tutta l'organizzazione. Devo dire che sono molto felice anche perché come ho detto prima il cartellone va sempre più aumentando non solo di quantità ma soprattutto di qualità e sono molto felice perché quest'anno ci sarà all'interno del cartellone il Zoo Music Festival che è partito da Pescara proprio nel 2019 con un grandissimo successo di pubblico. Io e il sindaco eravamo lì ad assistere a questo progetto che partiva, poi il Covid ha fermato un po' le cose, ma vedo che c'è una forte ripartenza, non posso che essere felice e appoggiare per tutto quello che può appoggiare il comune questa iniziativa. Insomma, che è stata messa in piedi.